Siamo arrivati, eccoci qua. Buonasera, buonasera, da dove venite? Un saluto alla telecamera. Da Reggio. Da Reggio Calabria, sì. Questa è la nona sagra di un pechino. Per noi è la prima volta. Sì. La prima volta. Sì, prima volta. Quindi già avete preso la vostra. Sì, la nostra posizione, sì. Bene, grazie, 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 grazie. Vediamo un attimo se riusciamo a vedere. Vediamo qua, vediamo qua. Ci avviciniamo. Sempre. Dove, dove c'è da mangiare? Ah, eh? Tutto bene, tutto bene. È il tuo turno. Eh sì, ora se mi danno qualcosa. Come no? Ti dà, quanto, tutti i nove sagre, tutte le nove sagre. No, no, no. Chi sta in redazione? Nuova edizione, a prima venne ora chista. A prima è l'ultima? Sì. No, no, no. I rappresenta tutte le parti, tranquillo. Rappresenta tutte le parti. Da dove venite? Di Melito. Melito, Melito, buonasera. Buonasera, Domodossola. Domodossola, presente. È qui presente a Musa. Alla Musa, sì. Nona edizione, questa. No, no. La prima? No, no, la seconda. Seconda, sì, sì, grazie. Grazie, grazie. Grazie, vai, 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 tranquilli. Vediamo se riusciamo. Buonasera. Da Torino. Da Torino? Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch, parla tedesco. Tedesco, tedesco. Ma va. Ma va. Tedesco da Reggio Calabria. Sì. Vero? Sì. Benissimo. Questa è la prima volta, no, che sei qua? La prima volta? La prima, ah, sì. Mi raccomando, poco pipichino. Poco, poco. Poco, eh. Prego, prego. Buonasera, buonasera. Da dove arrivate? Da Arangea. Arangea, Reggio Calabria. Torino, Torino, no, foto, e poi Torino. Da Musa e poi Torino. E poi Torino, adesso Calabria. Grazie, questa. Torino, Torino. Tutti insieme, tutti insieme? Sì, tutti insieme. Mangiate i pepechini. Certo, abbiamo l'ora tutto l'anno per mangiare. Grazie, grazie. Ci fate sapere da dove arrivate? Ecco qua. Aosta! 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 Buonasera. Buonasera. Questa è la nona edizione. Quante volte siete venute qua? Tutte le volte. Tutte le volte. È la prima. La prima. La prima. La prima. La prima. Grazie, grazie. Grazie. Da dove arrivate, bella gente? No? Ecco, quel signore vuole parlare. Finalmente ce l'ho. No, è scappato. Da dove arrivate? Roma. Roma. A Roma si mangia la porchetta. Qua si mangia i pipichini. Ah, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Sì, sì, sì. Ciao, grazie. Buonasera. Non comment. Eh? Non comment. No comment. Ciao, ciao. Ciao, io sono. Vengo da Milano e niente, mi trovo qui a Merito per mangiarmi i pipichini. I pipichini, ah, per raccomando. Ciao, grazie. Grazie, buonasera. Buonasera. Da dove arriviamo? Da Viterbo. Viterbo, c'è tutta l'Italia questa sera. Sì, sì, penso di sì. Questa è la nona edizione, voi? No, voi? La prima, la prima. Voi la prima, poi ci dite come. Va benissimo. Va bene, grazie mille. Grazie. Buonasera. Buonasera, da dove arriviamo? Da Reggio. Reggio Calabria, due passi. È il primo, è la prima volta qua. Prima volta? Grazie, grazie. Grazie, vediamo se ci intrufoliamo qua qualcun altro. Buonasera. Buonasera. Da dove arrivate? E io qua sono del paese. Del paese. Germania pure. Germania. Germania ritorna al paese. Sì. Si ritorna d'estate. D'estate, quei 10 giorni. E con l'occasione i pipichini. I pipichini, da non si trovano. Grazie. Prego. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera. Da dove arriviamo? Dal Piemonte. Piemonte? Questa è la nona edizione. Ah, perfetto. Lei è la prima, è la prima volta. Ah, sì, sì, sì. Bellissimo, sì. Bellissimo, vero? Pipichini in Piemonte. No, niente, 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 no. Peperoni, niente. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. Insieme. Stessa cosa. La stessa cosa. Grazie. Grazie, grazie. Io vengo di Francia. Francia. Ah, c'è anche la Francia. Me sono nato qui, a Corio di San Lorenzo. Corio di San Lorenzo. Questa è la nona edizione, lei è venuta tutte le nove. Tutte e due anni vengo. Da due anni, da due anni. E vengo in Calabria e questa è la prima volta che vengo. Ah, prima volta qui per la sagra di Pepechino. Prima volta, sì. E poi si balla la tarantella. Forse, se abbiamo le gambe che resistono. Penso di sì. Ciao. Ciao. Da dove arrivi? Varese. Varese? Prima volta qui. Prima volta. Partiamo qui a per il sentiero dell'inglese domani mattina e allora siamo venuti a fare un giro. Ah, benissimo, con l'occasione mangiamo prima. Esatto, assolutamente sì. Grazie mille, grazie. Ciao. Grazie.
Vediamo, buonasera, buonasera, vi disturbiamo, tanto ancora c'è tempo, buonasera. Buonasera, mi è capitato a me, ok, buonasera. Da dove arrivate? Reggio Calabria. Reggio Calabria, due passi, dai. Sì, i peperoni ripieni ormai, è storia per noi. È una bella storia. Sicuramente, da sì. Da raccontare. Da raccontare, peccato chi non viene. Buonasera. Grazie, buonasera, grazie. C'è? Buonasera. Buonasera. Da dove arriva? Da diversi posti, partendo da Milano in giù. Da Milano in giù, quindi ha fatto le tappe. No, Milano, la Sicilia e ora sono tornata. Milano, in Sicilia, qui in Calabria. Reggio Calabria. Lei è calabrese? Doc. Doc, però è da tanti anni che sì. Manca. Sì. D'estate? D'estate non si può che fare che altro che rientrare, ritornare. E con l'occasione. Questa sagra dove per chi? Vabbè, è una tappa obbligatoria. Grazie mille. A lei. Grazie, grazie. E allora, Don Mimmo, buonasera. Buonasera a lei e a tutto lo staff. Grazie, grazie. Io immagino che lei si è fatto tutte le 9 edizioni della Sagra Dupe Pechino. Su questo non ci sono dubbi. Tutti i 9 edizioni. Però oggi mi pare che vedo poca gente. No, ancora è presto. È stata pubblicizzata per bene. Ancora è presto, arriverà la gente. Ma comunque è stata e sarà sempre una bella festa. A numero uno, dice Peppe. E io sono d'accordo con Peppe. Grazie, buona serata. Anche a voi, tante belle cose e arrivederci. Grazie, grazie. Che partite da me, adesso andiamo, entriamo dentro, vediamo. Questa signora non le ho intervistate, buonasera. Buonasera. Da dove arrivate? Reggio. Reggio Calabria? Sì. Viva a Sagra do Pepechino, a te ti ho intervistato pure. Lui è come si chiama? Il portavoce del gruppo. La portavoce, lui è il portavoce. Siamo tutti. Dai, si nascondono, dai, che fino a, i pepechini sono buoni, cosa mangiano? Sono buoni. E fino all'indomani mattina. Fino a domani, dai, qua c'è a mangiare fino a domani. Ciao Filippo, io da buon genovese d'adozione, barra marinaro, ho sentito odore di scrocco e mi sono subito... E ti sei tuffato? Perché i genovesi sai che io mi sono stato contagiato ormai. Benissimo, perfetto. A proposito, non vedo il mio amico Giovanni Modafferi, storico assistente. Arriverà. Un bacione da parte mia, Giovannino Modafferi. Ti ringrazio, grazie mille, ciao. Vediamo se riusciamo a entrare dentro per vedere un attimo com'è la situazione. Dobbiamo entrare dalla parte di dentro. Se riusciamo, magari ci provo io, Scusate l'intrusione. Scusate. Ari ciao. Ari ciao, presidente, c'è tanta bella gente. Ci siamo. Ci siamo. Bella veramente, c'è tutta l'Italia. Addirittura. E abbiamo intervistato un po' di persone. Ah, quindi sono. Anche dall'estero, insomma, dai. No, mi fa piacere, quindi esportiamo il pipichino all'estero. Tanto lo esportiamo nella pancia delle persone che sono arrivate. L'importante è che adesso si divertano. Dai. Perfetto. Sia una bella serata. Sì, portano la fila, va bene. Scorre veloce, dai. Vale, sì. E poi siamo organizzati, poi senza balliamo. Offesa siamo organizzati. Benissimo, perfetto. Vediamo se riesco. Una parolina, dottoressa Crea. Non vi facciamo lavorare, buonasera. No, qui c'è. Io disturbiamo. Io in realtà sono quella che lavora di meno, diciamocelo, perché ormai c'è questa fama popolare, io non sono una di... No, veramente, sono stati bravissimi loro. Il comitato Musa non è Patrizia, benché si associ sempre la festa du Pipichino, la sagra du Pipichino con Patrizia. No, sono tutti loro che lavorano anche i giorni precedenti per dar vita a questa festa, e tutti loro, e lo fanno con spirito di sacrificio. Quindi in realtà è da specificare che il comitato Musa sono tutti loro.
loro. Io ho solo Musa nel cuore, quindi sono solo contenta di quello che fanno loro. Ma su questo gruppo, non c'è dubbio. È il gruppo che fa la forza e questa è ormai un'esperienza che si ripete da 8 anni. 9 mi hanno detto, dottoressa. 9, 8. Vabbè, allora la colpa è di Peppe. Ottava? 9, nona. Nona? Sbagliassi pure la richiesta. Vabbè. Nona. No, io me ne ricordavo 8, vabbè, però faccio mea culpa, una in più. E significa che ogni anno in effetti noi riscontriamo lo stesso successo. Vuol dire che loro sono bravi, che le cose vengono fatte bene e che la gente rimane contenta. Quindi speriamo di avere sempre la forza di farle, perché credo che i paesi vengono animati anche in questo modo. Quindi siamo contenti, ora siamo nel pieno del lavoro. Vi lasciamo lavorare subito. Dopo. Le volevo dire, dottoressa, che abbiamo intervistato un po' di persone e c'è tutta l'Italia anche dall'estero. Una grazie, bella cosa. Un saluto allora a tutti, chi ci segue da qui e chi ci segue da fuori. Ciao a tutti e grazie. Grazie mille, grazie a lei, dottoressa. Io vediamo se riusciamo. Cosa state preparando? I pepechini, olive, formaggio e pane caldo. Pane caldo, tutto. E mortadella. Mortadella, c'è tutto, eh? Vediamo, vediamo. Mamma mia che c'è qua, c'è un'abbondanza c'è di per tutte queste persone che lavorano. Ecco. Buonasera. Buonasera, buonasera. Niente, li lasciamo lavorare, dai. Li lasciamo lavorare, scappiamo. Sì. Scappiamo, vi lasciamo tranquilli. Ciao. Era giusto venire a darvi anche un piccolo contributo. Pane caldo? Quasi. Pane di grano caldo. Benissimo, usciamo da qui. Usciamo dalle cucine.